Di calma, per piacere. Siamo dei padroni. Lo sapete bene che io non c'ho più neanche un soldo. Devo stare in casa. E ognuno deve fare la sua parte, è chiaro? Ma non ci hai detto niente. Ma io ho già parlato con voto sindacalista. Gianfri. Sì. E quindi domani vi mangio. Non ti guardo più. Basta. Me la lasci sui gradini in fondo per piacere? Gianfri, è finita la Rattler! Ma stai calmo, stai calmo! Lo sai che non posso uscire e non fare il cane pazzo! Cane pazzo? Come quello di Ritorno al Futuro? Non è venuto bene con te. Lenticchie, non credi? Buone lenticchie. Sì. Basta così. Adesso sai cosa facciamo? Ci facciamo un buon caffè. Magari Flock ci dà una mano a pulire i piatti. Tu che dici? Ci pensiamo noi per i piatti. Noi donne ci facciamo in quattro per lavorare. Grazie. Spasibo. Sì, sì, hai ragione, cara. Devo darvi una mossa e cominciare a dare una pulizia a questa casa. Approfittiamo di questo tempo. Ah, ok, ci sentiamo più tardi. Ciao, 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 amore. Gianfri? Sì? Non credi che sia ora di cambiare quella maglia? Cominci a puzzare. Un'opera di Gianfranco Faini, base d'asta 20 euro, 30 al signore, 40, 50 al signore della testa rotonda, mi scusi, perfetto, battuta, e ora facciamo una piccola pausa con da succo d'arancia. No. Ok, prenderemo della tisana. Bravo. Meglio il succo d'arancia, mors tua, vita mea. Ce l'avete il foglio per il provino? Sì. Prego, Flock. Guardavo dalla finestra la bandiera della pace del mio vicino e mi veniva da piangere. Molto bene. E lei? Wow, wow. Perfetto. Fine del cortometraggio. Ma mi sta a pia per i fondelli. E anch'io mi domandavo, qual è il luogo più opportuno per andare a qui in chiesa dove non c'è nessuno? Ciao Gianfri, come stai? Chi era Gianfri? Ha sbagliato. Non aprire agli sconosciuti, è pericoloso. Dove andremo ad adorare Dio? Hai ragione, Flock. Mi accendi l'acqua che c'ho freddo? E un attimo! Oh! Ho capito! E datti una mossa! Arrivo! Oh! Così è troppo! Abbassa, abbassa! Buona caffè, Olga! Sì, ma Gianfri. Voglio anch'io dire delle cose importanti, vedrai, faremo un sacco di like. E vai, siamo in diretta, ragazzi dei social. Se avete qualcosa da dirmi, ditemi pure. Confrontiamoci, parliamone. Io ho un casino di cose da dire importanti. Olga, forse è meglio se andiamo avanti a cuocere il riso integrale. Tu che dici, eh? Ammiraglio? Sono l'ammiraglio La Barba. Come procede il vostro viaggio, comandante? Stiamo andando verso il pianeta Arancio. So che lì troveremo del buon succo da spremere. Bene, passo e chiudo. Flock, perché sei uscito senza casco? Dello spazio non c'è ossigeno! Ma cosa stai dicendo, Gianfri? Io sono un po' pazzo. Ma
Qui ammiraglio la barba, allora come va il vostro viaggio? Tra poco saremo in prossimità del pianeta arancio per trarre tutto quanto il suo succo. Il succo? Io voglio sapere il succo! Blog, ma dove diavolo sei? Danfri, non ci arrivo ai pedali! Piace il bottone rosso! Eccomi, Danfri, io! Comandante, siamo in rotta di collisione col pianeta! Siamo sopravvissuti! Ora lo facciamo analizzare al computer il succo d'arancio. Che per me è orribile. Non vedo l'ora di riprendere a fare le nostre passeggiate. Mi manchi tanto. Tu che mi racconti? Cosa c'è di nuovo? Sento, tutto bene? Che si tratti? Questa è la sua signora? Sì, signore, mia moglie. Chiudi questa porta. Stiamo facendo del teatro serio. Ma che scatola ogni tanto! Questo internet salta! Ma questa connessione maledetta! Gianfri! Ok, lasciamo qua un momento. Ti ho preparato del tè? Ehi! È tornata la linea, ora funziona! Il mondo non si è fermato mai un momento. Comandante, mi ragguagli sul vostro viaggio! Ammiraglio, non so come andrà a finire, siamo all'interno di una tempesta di meteoriti. Chiedo il permesso di atterrare su un asteroide. Qui, comandante La Barba, avete il permesso di atterrare su un asteroide? Danfri, questi meteoriti assomigliano tanto a quelle grosse cacche quando io vado al parco. Non aprite a quelli che vogliono disinfestare la vostra casa. Sono dei ladri. Sì? Buongiorno, dovremo ispezionare casa sua e disinfestarla. È importante, sai? Un attimo. Chi mi si brucia il sugo? Dal volantino online io prenderei pasta, valeriana e gorgo. Per te, Olga? Un film di Tarkovsky. Dovremmo avere il Blu-ray in archivio, sì. Una scatola di Radler, grazie. Una scatola? Si può avere un lenzuolo pulito. Per favore. Sono l'ammiraglio Meskinel. Ho una missione per voi. Ma che? Dovete recuperare cibo nello spazio, perché qui sulla Terra scarseggiano i viveri. Va bene, ammiraglio. Andremo a cercare da mangiare. Ehi, ma cos'è? Un panino. E quello? Ammiraglio, missione compiuta. Pronto, ho dimenticato anche di ordinare un sacchetto di noccioline. Me lo mandate subito? Davvero gentili, grazie. Buongiorno. Ehi, ma voi che ci fate qua? Non ha ordinato anche delle mele? No, solo noccioline. Ti scusi, ma ho sbagliato casa. Io non sono una mela marcia, Gianfri, no. Mi è scappata la bottiglia dai piedi, l'hai forse vista, Gianfri? Posso mangiare anch'io un pezzettino di questa piadina vegetariana? Oddio. Gianfri, vuoi un caffè? Oh, grazie. Hai avuto un altro incubo? L'ultimo panino, ci è rimasta solo una Radler e una canotta. Sì, ora lo chiamo, sono sicuro che l'amico mio fornaio ci farà ancora credito. Tranquilli. Sono stufo di andare a lavorare tutte le notti e portarti giù pane e non prenderne neanche una. Come faccio ad andare avanti? Non si può. Devo recuperare, Gian. Fammi sapere tu come devo fare.